Sì, grazie a chi mi ha preceduto. Io vorrei contribuire alla discussione parlandovi di un'esperienza che si è appena conclusa, che è un accordo siglato con Foodora e con il gruppo europeo di cui fa parte, che è Delivery Hero. Abbiamo siglato un accordo che determina le condizioni per una partecipazione dei lavoratori alla vita del gruppo. È stata una trattativa cominciata a seguito della decisione di Delivery Hero di trasformarsi in società europea, che come sapete è una forma di società per azioni transnazionale basata su una normativa comunitaria, una direttiva e un regolamento comunitario, normativa che tra le altre cose prevede anche la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori a livello aziendale attraverso procedure da definire in sede negoziale. Si è costituita una delegazione trattante formata dai rappresentanti dei 14 paesi in cui Foodora Delivery Hero a livello europeo opera, che si è confrontata con il management del gruppo. Non vi nascondo che nei 6 mesi di trattativa ci sono state posizioni molto distanti, talvolta inconciliabili sia con il management del gruppo, ma anche spesso all'interno della delegazione trattante. E questo perché i componenti dai diversi paesi vengono eletti in base alla legislazione vigente nel singolo stato, che è diversa appunto da paese a paese, e talvolta questo ha determinato che nella delegazione trattante ci fossero quadri, ci fossero responsabili delle risorse umane, ci fossero responsabili alle vendite, coloro i quali siglano le convenzioni con i locali, eccetera. Nonostante questo, siamo riusciti a raggiungere un accordo che effettivamente garantisce la partecipazione dei lavoratori alla vita del gruppo. In che modo? Attraverso due strumenti. Il primo è un comitato aziendale. Un comitato aziendale in cui siedono i rappresentanti di tutti i paesi in cui il gruppo opera, e un comitato aziendale che ha diritti di informazione e consultazione. Questo significa che riceve in maniera preventiva informazioni dettagliate su quelle che sono i piani, i programmi, gli orientamenti del gruppo, i piani di investimento, di dismissione, i programmi che incidono sull'organizzazione del lavoro. Tutto ciò che ha o può avere un impatto sull'occupazione. E su questi piani o su questi programmi il comitato aziendale può formulare delle posizioni che il gruppo è comunque tenuto a prendere in considerazione. Ma ancora più importante, l'accordo stabilisce che i lavoratori possano avere dei rappresentanti in seno al supervisory board, cioè in seno al comitato di sorveglianza, che è un organismo fondamentale nella vita del gruppo. Fino a ieri sedevano soltanto 6 investitori, rappresentanti di investitori. Da domani questi investitori dovranno confrontarsi con le posizioni dei lavoratori, i quali saranno presenti in misura assolutamente paritaria e avranno lo stesso identico diritto di voto. Ora, sono strumenti che noi con difficoltà abbiamo ottenuto perché avevamo l'esempio continuo e pressante di altre aziende che invece, anche dell'economia digitale, diciamo così, altre imprese che con l'avallo dei lavoratori hanno negato i diritti di informazione, consultazione e partecipazione o comunque hanno ridotto drasticamente nei numeri o nei margini d'azione il potere dei lavoratori. Invece siamo riusciti a ottenere questi strumenti che hanno una funzione piena e sono strumenti. Sono strumenti e in quanto tale sono utili nella misura in cui sono ben utilizzati, cioè nella misura in cui riescono a far approdare nella stanza
dei bottoni, diciamo così, le istanze dei lavoratori, dei rider, ma anche dei lavoratori che operano in back office per conto delle imprese che sono affiliati a Delivery Hero. Sono strumenti attraverso cui queste istanze possono trovare spazio, nei luoghi e di fronte a quegli interlocutori che nei fatti assumono le decisioni, di fronte a quegli interlocutori in carne ed ossa e non semplicemente di fronte a indirizzi di posta, ad app robotizzate o a interlocutori locali senza effettivo potere. Ma dico che non sono assolutamente sufficienti questi strumenti, perché non possiamo rinunciare in alcun modo a un terreno di azione locale o nazionale che sia, alla ricerca di quegli interlocutori in primis istituzionali, alla ricerca di quegli interlocutori politici che riconoscano il lavoro e possano assegnare al lavoro, a quel lavoro, su quella piattaforma, delle tutele, degli standard minimi di tutele chiari, a prescindere dallo status del lavoratore, perché non è che un lavoratore dipendente ha diritto a tutto, un lavoratore autonomo o parasubordinato non ha diritto a nulla. A prescindere da questo status, è giusto che il lavoro su questa piattaforma sia dotato di tutele, ad esempio un salario, un compenso proporzionale correlato alle ore di lavoro prestate, un monte ore minimo settimanale, un'assicurazione che copre eventuali infortuni, la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, un'indennità in caso di malattia, o ancora maggiorazioni in caso di lavoro festivo o di consegne con condizioni meteo avverse e così via, insomma. Ed inoltre dico che questi strumenti non sono sufficienti perché vanno in maniera pressante, sollecitata da un'alleanza sindacale che possa dare forza e dare voce ai diritti e alle istanze dei lavoratori sotto quella bandiera della solidarietà, perché al di là del paese le istanze dei lavoratori di questa piattaforma sono bene o male molto simili, e fare fronte comune sotto la bandiera della solidarietà, fare fronte comune è sicuramente il migliore strumento per avanzare sul terreno dei diritti. In questa direzione, l'11 aprile si è tenuto il primo Foodora Network Meeting a Vienna e ha visto riders e sindacalisti confrontarsi, provenivano da vari paesi dell'Unione Europea. Li ha visti confrontarsi e iniziare a immaginare dei percorsi di azione congiunta. È un primo passo per dare tutela e rappresentanza a questi lavoratori che sono invisibili ma producono profitti tangibili e visibili per la multinazionale. Ed è un percorso che non può che essere intersettoriale e non può che esprimersi sotto l'alveo della Confederazione europea in primis. Lo dico anche perché è un settore, tra virgolette, settore, questo difficile da inquadrare attraverso le categorie classiche. È un'azienda che eroga servizi, che si avvale di riders e quindi trasporti forse, però sta rivoluzionando la ristorazione collettiva, ci parla della filiera di ristoranti e altri esercizi pubblici. È una rivoluzione in tutto e per tutto, è una rivoluzione che va gestita e lo va gestita in maniera equa e solidale e va gestita affinché i diritti dei lavoratori non finiscano nell'oblio, ma siano un punto fermo, siano un faro che possa riuscire a illuminare la democrazia dentro e fuori i luoghi di lavoro. Io vi ringrazio per l'attenzione, sicuramente rimango a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti e auspico di vero cuore che questo percorso
possa continuare, possa rafforzarsi col contributo di tutti, i sindacati, con un approccio appunto confederale e intersettoriale. Grazie e buon lavoro.